i santuari. I santuari nel mondo, come quello di San Giovanni Rotondo, sono oasi nel deserto. Il pontefice Paolo VI li ha definiti appunto come le oasi e dove recuperare la fede, dove tornare al Signore. Di recente un sacerdote, frate minore cappuccino, parlandomi della sua esperienza di confessione, o meglio di confessore, lui confessa un po' nei vari santuari italiani ma anche all'estero e delle volte anche qui a San Giovanni Rotondo, mi ha detto una frase che mi ha fatto riflettere. Parlavamo di come la pandemia, il Covid, potesse essere veramente un'occasione, un'opportunità, come ci ricorda sempre Papa Francesco, di rinascita, di miglioramento della nostra vita umana, della nostra vita mondiale, politica, economica, finanziaria, ma anche di fede. Perché vedete, dopo questa pandemia, con questa pandemia, la pastorale della Chiesa non può tornare come era prima. Bisogna cambiare, bisogna saper leggere i segni dei tempi. Ed entrambi sostenevamo come questa pandemia possa essere veramente un momento di grazia. E lui mi ha detto, sai che ho avuto una intuizione durante la confessione. Dice, mi rendo conto che la gente non sta tornando più nelle parrocchie. E questo è un fatto preoccupante. Ma ho avuto questa intuizione. I santuari devono veramente tornare ad essere dei luoghi dello spirito, perché la gente sta venendo qui, nei santuari, si confessa e chiede il desiderio e il bisogno di Dio. È da qui che bisogna ripartire, perché la gente arriva con l'animo ferito, stanco, scoraggiato. È da qui, da una pastorale di incontro e di misericordia con Dio, che poi la gente può essere incoraggiata e spinta a vivere la fede nelle proprie comunità parrocchiali. Questo è importante, perché lo stesso padre Guglielmo Alimonti, che da anni ormai anima il santuario della Madonna dei Sette Dolori, la Basilica Santuario della Madonna dei Sette Dolori di Pescara, ha più volte parlato e detto con Padre Pio dell'importanza appunto dei santuari in Italia e nel mondo. Perché se noi viviamo questo incontro, questa misericordia di Dio, se noi la sperimentiamo, torneremo carichi e torneremo a una vita di fede veramente autentica, veramente evangelica. Domani, sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!